Tifosi rossoblù, eccoci con il primo intervistato di nome Michele che Salvatore. collabora col Potenza Sì, il Calcio. fotografo. Adesso Paul. La mia prima domanda è quindi, il Potenza ha fatto una brutta sconfitta con la Viterbese domenica scorsa. Secondo te quali sono le cause? Beh, forse un po' le cause possono essere la stanchezza. Giocare ogni 3 giorni non è facile, quindi le cause sono queste anche. Diciamo che è un campionato anche un po' farsato, anche sotto questo aspetto. Passiamo invece alla partita con la Casertana. Cosa ti aspetti da questo grande match? La vittoria. La vittoria e... Che giochiamo, ci divertiamo a vedere giocare in Potenza. La Casertana ci ha un po' deluso. Deluso, ho sentito dire che ha 10 infortunati. E quindi ci sarà anche Zito che non giocherà, che è squalificato per 3 giornate. C'è la contestazione dei tifosi, quindi... Eh beh, certo, sì. Quando si perde, purtroppo succede questo. Quindi ringraziamo Michele e sempre Forza Potenza. Sempre Forza forza Potenza. Potenza. Tifosi rossoblù, anche la voce dei tifosi su Potenza Casertana è finita. Abbiamo intervistato Michele Salvatore, fotografo che ci ha scattato questa bellissima foto. Avete visto questa foto che comparirà anche sul giornalino Potenza Communication di Potenza Casertana, con tutta probabilità. E inoltre venerdì, cioè ieri, siamo andati a consegnare i portachiavi all'intero gruppo del Potenza Calcio, alla dirigenza e anche ad alcuni componenti del settore giovanile. Ringraziamo il presidente Cagliata per l'opportunità che ci ha concesso e speriamo che questi portachiavi portino fortuna e soprattutto per Potenza Casertana, perché è una gara fondamentale e ci auguriamo tutti di divertirci, perché poi il risultato potrà essere positivo, negativo, un pareggio. Quindi per la voce dei tifosi su Potenza Casertana è tutto, sempre Forza Potenza. Potenza! 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 Potenza!